Presidente del Corso Sud, si dà via ai mercatini di Natale 2018. Sì, siamo partiti quarta edizione, quarto anno di fila, siamo partiti l'1 dicembre, chiaramente stiamo affrontando il periodo di rodaggio, ma già ieri, domenica abbiamo avuto gradevoli risultati perché c'è stato un'ottima affluenza sia ai mercatini sia su tutto il tratto del corso, che poi alla fine è il fine che vuole raggiungere i mercatini, è quello di allungare la passeggiata sul corso Garibaldi. Quali sono le novità di quest'anno? Beh, le novità di quest'anno sono sicuramente, se fate un giro vi accorgerete, sono differenza in un miglioramento nelle categorie merceologiche, sia qui a Piazza Duomo che sul Corso Garibaldi, sul marciapiede della Villa Comunale, abbiamo cambiato qualche espositore, chiaramente alzando la qualità, che era quello che un pochino ci si chiedevano le persone. La fiera del Natale, che di solito veniva svolta a Piazza Garibaldi, è stata spostata a Piazza Sant'Agostino, anche lì stiamo cercando di apportare delle modifiche opportune. Chiaramente io sempre la considerazione che cerco di far fare a tutti, perché leggo commenti sui social: ma a Merano fanno questo, in Belgio fanno questo, a Treviso fanno questo, cioè chiaramente ognuno con le proprie potenzialità, noi ci impegniamo al massimo, è un progetto difficilissimo e richiede delle risorse mentali e fisiche non indifferenti, partiamo 6 mesi prima, veramente non è facile. Quindi gli sforzi che facciamo sono immani e quello che riusciamo a produrre, il risultato è sotto gli occhi di tutti, che tra l'altro è incontrovertibile, perché non è che si parla si potrebbe fare così o non si potrebbe fare così, è un dato di fatto, uno viene, visita e vede quello che c'è. Ecco, quali saranno le prime iniziative per questo Natale? Ecco, giorno 8 partiamo? Allora, su questo abbiamo avuto un piccolo ritardo nell'area ludica che verrà allestita a Piazza Garibaldi, dove grazie all'impegno dell'amministrazione si è riusciti finalmente ad asfaltare quella che era l'area dei siti archeologici, chiaramente è una cosa provvisoria nel frattempo che il progetto di tutta la piazza prende il via, però intanto riusciamo ad avere quell'area asfaltata, e in quell'area stiamo creando la casa di Babbo Natale con tutto quello che riguarda i bambini, quindi i gonfiabili, insomma un'area ludica intera, e da lì poi si partirà con delle iniziative. La prima sarà la porchetta in piazza l'8 e il 9 dicembre a Piazza Garibaldi, poi ci sarà una manifestazione con l'UNICEF il 9 dicembre mattina, la domenica, UNICEF che siamo riusciti a coinvolgere perché in tutto questo che noi facciamo siamo riusciti a donare una casetta solidale che è qui a Piazza Duomo, dove coinvolgeremo tutte le Ollus. E adesso è presente la Misericordia, da domani entrerà l'UNICEF, poi ci sarà l'Hospice, c'è l'associazione Abbio, ci saranno diverse associazioni.